an denen sich die sogenannten Muschelsamen, das heißt Muschelsamen, im Wachsen können. Nichtmuscheln wachsen in der Regel etwa einen Zentimeter pro Monat, um ein gutes Wachstum zu gewährleisten. Deshalb die Nichtmuscheln regelmäßig gezogen, der Größe nach 14, wieder ins Wasser gegeben. Nur ein Teil der hier gezüchteten Nichtmuscheln landete in den heimischen Fischläden und Restaurants. Sobald sie eine gewisse Größe erreicht haben, wird der größte Teil nach Sardinien geschickt. Dort werden die Muscheln wieder entsorgt und können dank der anderen Wasserqualitäten sehr viel größer werden. Costruito delle piccole dei pozzi per l'estrazione del gas metano relativamente sotto costa, ne hanno fatti di piccoli come questi, con un posto al massimo 2 per frati, così estraggono il gas piano, adesso un po' di più, estraggono il gas piano piano e non c'è questo problema dell'affondamento perché gli danno il tempo all'estate del sottosuolo di riempirsi di altri gas oppure di acqua o di liquidi. Ecco. Come vedete questo qui, ho detto piccolino, c'è l'essenziale, c'è una valvola di sicurezza, una piccola stazione di filtraggio, i pannelli fotovoltaici che caricano le batterie, che a sua volta fanno funzionare questo platform che si chiama autofono, e l'illuminazione notturna. Entrambi esistono, ci sono per rendere ben visibile e localizzabile il posto, perché anche se piccolo, in caso di nebbia per esempio, che con le luci non si vedono, senza un autofono se uno si deve abbattere, si piega il naso, questo qui non... Non si muove, è ancorato bene, cioè ancorato, è piantato bene nel terreno, e usano delle tecniche anche particolari, il tubo sottoterra ha dei fori in cui viene iniettato una specie di cemento, una specie di resina, che esce in pressione nella sabbia e fa come se ci fossero le radici, quindi non si muove. Però conviene sempre comprarlo dall'estero, dalla Russia o dall'altro, perché si può comprare proprio in Italia.